Buongiorno. Uno dei problemi che abbiamo noi motociclisti, non il più grande, comunque un piccolo problema, è dove mettere il tappo del serbatoio quando facciamo benzina. Perché il problema è stato forse affrontato per gli automobilisti, dove il tappo normalmente si incastra da qualche parte, ma non per noi. Quindi quando facciamo benzina abbiamo sempre il problema di dove mettere il tappo del serbatoio. Ecco quindi il serbatoio della Goldwing. Qui. Si apre, si svita il tappo, ma poi dove lo mettiamo? Lo poggiamo qui e può scivolare? Lo poggiamo da qualche altra parte e può cadere, può comunque sporcare, anche se non scivola. Dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo? Allora, ho risolto, prendendo un'idea da un forum americano e perfezionandola, con due magneti. Uno lo vedete qui, bloccato con una vite al tappo del serbatoio, e l'altro lo vedete qui, bloccato con la stessa vite di serie che è in questa posizione al coperchio del serbatoio. In questo modo, una volta svitato il tappo del serbatoio, basta accostarlo, viene immediatamente bloccato dal bagnete, è molto stabile, vedete, potete agitarlo quanto volete, non cade. Tra l'altro si poggia anche qui su questo supporto metallico, attaccherebbe anche qui, però qui è più instabile, quindi qui è molto più stabile, si poggia anche qui per evitare che vibri troppo, e in questo modo voi potrete tranquillamente fare il pieno, e quando avrete finito lo prendete e lo riavvitate semplicemente. Quindi per fare il pieno lo svitate, lo poggiate, sentite il tic, aderisce perfettamente. E quando avete finito, riavvitate. Ricordatevi di pagare. Ed è finito. Semplicemente. Qualcuno usa la colla. Io ho preferito usare la vite. E non si perde, non fa danno. Un impiccio in meno. Ecco fatto, quindi una soluzione semplice a un problema non grande ma comunque fastidioso, a costo praticamente zero, senza controindicazioni. Risolto. E adesso fate tanta strada, buona strada e tanti chilometri. Ciao da Marcello.